Poker Tips, ovvero sia la rubrica che vi aiuta a migliorare a giocare a poker. Oggi con Giuliano Bendinelli qua dal WPT di Sanremo vogliamo parlarvi dello squeez e soprattutto dei range da utilizzare durante le vostre move in gioco, nei tornei mistake, soprattutto quindi quella fase dove i bui sono dai 30 ai 50, insomma una fase particolarmente difficile. Sentiamo che cosa ci ha raccontato Giuliano Bendinelli in proposito. Allora, un'altra appunto domanda cruciale è se preferiamo bloccherare le combo di top value degli avversari, quindi avere una mano che gioca male perché però blocca alcune combo come magari un asso 5 off, oppure invece avere un Dama Jack suited che invece gioca bene post flop, ma ovviamente non bloccherà molte combo, un Dama 9 suited, Dama 10 suited, insomma queste mani qua che non bloccheranno combo di top value dell'avversario. A seconda di quanti blind, di quanto è lo stack effettivo e soprattutto a seconda di quanto noi sizeiamo, ovviamente con tutto il range, anche con quello di top value, il nostro squeeze, c'è gente a cui piace per non essere flattato quasi mai fare size molto grossa, allora misserà un po' di value le volte che ha top range, però ci guadagnerà quando non ha top range e lo può fare tranquillamente con sto asso 5 off. Mentre invece a chi piace fare una size più umana e quindi può essere flattata, è un po' meglio avere mani, quando giochiamo deep stack, avere mani come Dama 9 suited che possono floppare qualcosa, perché se squeezeiamo un asso 5 off e poi qualcuno ci flatta non hitiamo praticamente mai. Quando hitiamo abbiamo più reverse che altro, ovvero se hitiamo l'asso è possibile che l'avversario abbia il kicker, cioè sia l'asso ovviamente ha quasi sempre il kicker migliore, quindi io se si fanno size normali prediligo mani come Dama 9 suited, se invece si è abituati a fare size enormi per cui non verremo quasi mai flattati, allora va bene asso 5 off.